Possiamo evocarci, facciamo anche una bella registrazione. Eh sì, buonasera a tutti, sono in offline, tra poco vi faccio vedere perché, intanto andiamo a Majula. Ivan, muovete a vedere quante morti ho fatto in totale. Ok. Io intanto mi hanno evocato un'altra volta per il patto della campana. Vai, vai, spacca i culi, vai. Oddio. Avvocato Stasera uno non abbiamo forte. Antonio online, c'è solamente Ivan. Che però a differenza di Antonio... Gioco a Dark Souls online. 46 morti ho fatto in totale comunque. Dai, non male. Più o meno. Allora, adesso vi spiego perché sono offline, semplicemente perché andiamo a fare il gargoyle della campana. In quel posto ci sta un patto dove vi invado una raffica in pratica. Quindi vi conviene andare offline, mettere Steam offline e andare a fare il boss. Scendiamo le scalette. C'è un cane da qua. Ok. Poi qui. Bravo. Distrutto. Poi qui andando usiamo la pietra di Pharos. E si apre questa porta. Emmo? Ah, ok. Campanile della Luna. L'hai distrutto in un attimo, Ivan. Sì, stavo già... Era un tank. Non potevamo Ok, fare il roll. posso. Allora, questo qua ci dà il patto della campana, quasi quasi. Mi ci unisco. Ma no, Ivan. Vabbè, benissimo, possiamo anche... Può anche capitare che ci evocano insieme per difendere la campana. Molto Devo livellare un divertente. attimo. Sì, infatti. Allora, E qua poi ti dai i in... pezzi della titanite che sono un po' Sì, possono rari come servire. drop. Per quanto riguarda la zona, ci sono questi nani metallici che sono abbastanza forti. Però noi abbiamo sempre la spada bastarda. Ma come è invaso dallo spirito oscuro? Ah, questo forse è un Quello è un bot. bot, è un bot, è Ah, un bot. ok, ecco qui. Cazzo, sono andato offline e mi invadevano. È fortino, vacci sempre di colpo alle spalle, se puoi. Cioè, te che hai la spada bastarda magica, gli tre colpi li faccio i nani. Allora, tranquillo. Allora, qui sopra ci sono altre probabilità di fare figure di merda, morirò sicuro. No, perché là qua sopra ci stanno almeno una decina di nani. Ci sono quelli che se non sbaglio ti lanciano anche delle cose appresso. Sì. Cioè, l'unica cosa che dà fastidio è che sono tankosi. E poi Oh, via, qualche via, via! volta non li prendo. Qualche volta non li riesce Guarda neanche a il loro prendere. rosso, l'invasore di merda. Fa male sta merda, comunque ora lo tritiamo. Fuck Sopra you, se bitch. Bitches. Guarda, la spada bastarda è veramente il top in questo gioco. Allora, incenso. Un altro nanetto. Guarda, guarda come corre. Tutto qua. No, oh, ehi, che salgo qua sopra a affrontare 10 nani per cosa? Ah, ecco qua. C'erano solo su due oggetti qua sopra, possibile. E una leva. Che serve la leva? Per suonare la campana. Non mi ricordo che fa però suonare la campana. Da quel che so io è più una cosa online, capito? Cioè che i trasgressori quando invadono la campanile devono far suonare la campana. Se ce la fanno guadagnano una ricompensa, ma non so Vabbè, allora cosa. proviamo a fare il boss intanto. Io i gargoyle li ho... Ci sono morto 40 volte su Dark Souls 2 su E pensare Xbox. che è un boss tra virgolette opzionale. Sì, però lo odio, non so perché. Già mi vogliono attaccare. Bene, il primo erano un po' più facili i gargoyle. Già sto morendo. Cioè, sono morto. Che figuraccia.
E più che altro qui dobbiamo affrontare in modo diverso, dai. Mo' vedo un attimo come fare. Intanto taglio il video. Rieccoci, secondo round. E sinceramente questo boss non so come affrontarlo. Proviamo magari con le magie. Cattiva idea con le magie, Anche se... Sì, ho notato. Sfonderà meglio la piromanzia. mi vergogno perché ho scoperto che la fiamma della farfalla in pratica ti accende la torcia ovunque sei. Io Sì, pensavo che si ma faceva. quello Pensavo che diciamo si faceva solo serviva nei in falò. alcuni punti. Sì, prendere una città in. Cioè, quel quadro che sembra una città infame. No, più che altro serviva dov'era la peccatrice? Ah, per. Sì. Vabbè, l'ho fatta alla vecchia maniera. Sempre aiutato da Luca Tirle, mi ricordo. Allora, li sto provando ad affrontare con tempesta di fuoco, cattiva idea perché intanto mi attaccano, però forse riesco a schivare i colpi, scappiamo, forse riesco a bere. Trovato su eBay una fiaschetta Essus, qualcosa me la compro. Come una fiaschetta Estus. Tipo a borraccia. Ah, ok. Oh, io non capivo cosa... Fighissima. Comunque forse ne sono rimasti solo due, mo se non faccio il cretino. Potrei anche farmeli. Non fare il wey cretino. Se non faccio il wey cretino. Allora, 4 scontri che non perdo. Ora sto contro. Che crasso! Mago. Dai. Dai. Bevi, ti prego. Fuori un altro. L'ultima Essus. Quindi vi conviene usare tempesta di fuoco. Sono morto, porca puttana. Vedete come muoio con l'ultima? Dai. Ma quello è normale, se no non sarebbe Dark Souls. Ah, ecco. No, perché se morivo l'ultimo incazzavo. Boss fatto al secondo tentativo, quindi andate con tempesta di fuoco, magari un'armatura un po' più pesante della mia. Così. GG GG's. sicuramente. E qui cosa ci abbiamo di bello? Ah, qui c'è un baule. Un altro falò. Addirittura c'è un altro falò qua. Sì, più Anello avanti rituale sì. del sud. Vediamo a che serve questa roba di... Oh. Questo è l'anello per noi. Dobbiamo assolutamente fare questo boss. Possiamo equipaggiare un incantesimo extra. Vi dico, più avanti troveremo anche quello più uno, quindi per equipaggiarne addirittura due, però per il momento ci accontentiamo, tanto. Allora, io mi accendo questo farò. Me ne scendo qui sotto e mi sembra che sono un paio di cani. E poi ci invade qualcuno. Guardali, sono già pronti i cagnolini. Sono almeno 7-8. Si riesco a ingarare. Mamma. A caso. Una casa ci sta qua. Qui c'è lo spirito invasore Vorgel. Fa male? Uè! Che caspita, mentre era in schivata non ha preso il colpo. Uè, che fai, bevi l'essus? Che stiamo? Ma in questo Ark Souls rende gli invasori che bevono l'Estus non si possono guardare comunque. Ma serio? Non è un gran nemico.
Ah, ecco, questa è la famosa chiave della Bastiglia perduta. Se affrontate i gargoyle prima di affrontare la peccatrice, potete utilizzare questa chiave per aprire le celle dove è il Guarda, ma boss e quindi tu che immagini? dare Oddio. illuminazione. Dimmi. Mi sto scontrando contro uno che usa le mani, i cazzotti. Ah, sì, vabbè, si porta. Obiettivo distrutto. Non Durato molto. mi ha levato niente. Guarda, c'è proprio il Quindi, veleno. niente, spiego solamente il fatto che con questa chiave si aprono le celle prima del boss, della peccatrice, e si illumina utilizzando la farfalla, come si chiama quella cosa che dicevi? La fiamma della Fiamma farfalla. della Ok, farfalla, sì. si accende la torcia senza utilizzare il falò e si illumina la zona della peccatrice. Io l'ho fatta al buio, però. Anch'io. Non è un Perché problema, con affrontare i Luca gargoyle Tiel, quindi. prima qualcosa di Sì, spaventoso. io li odio, poi c'è gente che dice sono facili. Io personalmente non li so fare. Neanch'io. Per questo è tutto, al prossimo video, ciao.